Radio Più presenta Le parole della misericordia, un momento di meditazione in occasione dell'Anno Santo, a cura di Fabio Rosini. Fratello. Il termine fratello nella scrittura è come se avesse due versanti, l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. Nell'Antico Testamento è un concetto esteso oltre la stretta fratellanza biologica, un pochino a tutta la parentela in primo luogo, cioè i fratelli sono tutti coloro che sono del mio clan, ma poi diventa tutti coloro che sono figli di Abramo. Resta comunque il legame biologico, cioè è il popolo ebraico. Il concetto di fratello quindi ha il suo contrario nel termine pagano, straniero, gentile, facente parte di tutta quell'umanità che non è Israele, figli di Giacobbe, discendenti di Abramo. Quindi è comunque un concetto carnale e tribale, di clan, anche se estesissimo, è una realtà che definisce due mondi, il mondo di coloro che sono del mio popolo e coloro che non lo sono e non sono fratelli. Nel Nuovo Testamento la situazione viene evoluta. Perché? Perché si parla non più di una relazione carnale, ma di una relazione spirituale, perché si passerà dalla paternità carnale abramitica alla paternità di Dio stesso. Perché è arrivato il Figlio di Dio, nel battesimo noi veniamo fatti fratelli di Cristo e quindi si allarga questa possibilità a tutti quanti gli uomini, i quali per il battesimo diventano oggettivamente fratelli di Cristo, ma hanno tutti la potenzialità, perché ogni uomo può essere battezzato, quindi ha i numeri per diventare fratello, perché figlio di Dio può diventarlo per l'appunto. Allora si passa da un rapporto stabilito orizzontalmente, biologicamente, a un rapporto verticale. Un rapporto che è stabilito sulla base di Dio. Appunto, noi abbiamo la preghiera del Padre Nostro, in cui è impossibile dire Padre e Nostro senza concepirci tutti quanti fratelli. Allora, mentre prima la fraternità era una nostra opera, ora è una grazia che Dio ci concede. Il fratello, quindi, non è tale perché mi piace, perché mi è simpatico, perché mi è affine o non so cosa, ma perché Dio me lo dona. È interessante perché questo concetto di fratello è molto bello. Infatti è un concetto che, anche esistenzialmente parlando, è molto bello. Cioè i fratelli non si scelgono, ma gli vuoi bene lo stesso. Gli amici si scelgono, i fratelli no. I fratelli già hai quelli che la provvidenza ti dà, eppure gli vuoi bene, eppure sono parte di te. E non potranno mai smettere di essere tuoi fratelli, anche se tu li odi, anche se li litigate per l'eredità, ma quello è tuo fratello ed è diverso da tutti gli altri, perché è tuo fratello. E così Dio è capace di stabilire relazioni fra di noi di questo genere, capirci anche all'interno della Chiesa, gli uni gli altri, non come eletti fra di noi, scelti fra di noi, ma perché Dio ci mette insieme, siamo fratelli. È teologico il concetto di fratello. E la misericordia di Dio si estende su di noi in questa capacità di vedere nell'altro il dono di Dio e di vedere in me stesso una proprietà dell'altro, un suo fratello. Queste relazioni familiari sono stabilite dalla croce di Cristo, sono legami, vincoli basati sull'opera di Dio.